Buongiorno, oggi è martedì 24, siamo in attesa del letto, sono circa le 9, se non mi sbaglio, sì, 8:55 e abbiamo dormito per terra come avete visto nello scorso video e ora siamo in attesa del letto e diciamo che come nottata non è andata benissimo, cioè un po' freddo. Stavo dicendo che non lo so più. Bene, e, niente, faceva freddo e insomma un po' così, un po', cioè col materasso per terra, insomma un po' così. Vabbè, è andata. Ora speriamo che sia tutto ok, che portino il letto giusto perché ho sempre queste ansie perché non si sa mai. È tipo San Tommaso, fino a che non vedo, non credo. Niente, ieri sera è partito Babbo Natale per me da parte di mia mamma. Vi aggiornerò anche sotto questo punto di vista. Qualcuna penserà che... Dice perché? Vi aggiornerò. Ora non è il momento, troppa ciccia al fuoco. Io e Nello ieri sera su Amazon abbiamo approfittato del Black Friday per fare un acquisto. In realtà sono 2 anni che lo volevo, però rimandavo sempre per problemi di spazio. Ho tolto tante cose inutili dalla cucina che non utilizzavo e siccome è una cosa che a distanza di 2 anni voglio ancora, ho detto allora forse la voglio per davvero, perché sa, a volte uno magari vede una cosa e dice ah sì, mi potrebbe interessare, però e sono quegli acquisti un po' che uno magari si pente. Penso che 2 anni di pensare non è che sia per il costo, è proprio per la cosa in sé, per non comprare cose, non c'è la pila accesa, amore, nel telefono. Non comprare cose no sense. E Un po' un'altra. sul letto. E un'altra invece la stiamo monitorando. E perché ancora non abbiamo trovato quello che fa per noi. E quindi temporeggiamoci. Ma di che stai parlando? Stiamo cercando. Allora, l'acquisto ve lo faccio vedere. Invece del prodotto che stiamo cercando è la friggitrice ad aria. Però. Non ne vogliamo una, né che sia troppo grande né troppo piccola e che non sia troppo grossona, quindi insomma ci sarà da creare un attimino un po' di spazio aggiuntivo, ma niente, ho deciso così. E basta, io mi sono già dato una sistematina anche perché devo uscire con Cristiano, stamattina abbiamo vaccino e visita. Di controllo dei 6 mesi, anche se lui ha 5 mesi e una settimana, quindi non sono propriamente 6 mesi, però il bilancio di salute dei 6 mesi si fa a partire dai 5 mesi fino ai 7, se non mi sbaglio, questo è il range in cui si fa il bilancio di salute. Sicuramente inizierà a parlarmi o dirmi qualcosa sullo svezzamento, però insomma ancora è piccolo, ancora non sta seduto, insomma. Non ho fretta, ve ne avevo parlato su Instagram di recente perché qualcuno mi aveva chiesto addirittura da quando aveva 4 mesi, ma no, non gli ho mai dato niente. L'unica cosa è che è molto incuriosito dal cibo, lo vuole afferrare se tipo è in braccio a noi mentre mangiamo. E, per esempio, ma ho preso l'altra volta lo spicchio di mela, che cos'era? Se lo leccava, se lo ciucciava. E ovviamente con noi lì, perché comunque anche se non hanno i denti, comunque hanno le gengive parecchio dure e insomma c'è da stare molto all'occhio. E con Mattia non l'avevo preso, ma ora con Cristiano valuto perché non ne avevo avuto bisogno. Ci sono delle retine della nube, tipo proprio retine da tipo pesce, diciamo, ci si mette la frutta dentro e il bambino ciuccia. E le vendono anche su Amazon, mi ricordo che c'erano 4 anni fa. E, però niente, sicuramente inizieremo a parlare di svezzamento e con Mattia avevo fatto uno svezzamento partito da svezzamento classico, però con tante caratteristiche di svezzamento, di autosvezzamento, diciamo, avevo fatto un po' un misto. Non si può chiamare tutto classico né tutto autosvezzamento, ecco, un misto. Però cioè, considerate che Mattia ha smesso di mangiare, cioè io ho smesso di fargli da mangiare apposta per Mattia. Già da quando aveva 14-15 mesi, perché mangiava le stesse cose nostre. Invece vedo che ci sono ancora bambini a 2 anni, a 3 anni che ancora gli preparano le cose apposta, il mangiare separato dai genitori, in orari sempre totalmente diversi. Ecco, Mattia magari mangiava
o con tutti e, cioè, con tutti e tre insieme, oppure io e Mattia da soli, però sempre spesso insieme per quello che potevo riuscire, ecco, perché mi è piaciuto fare così, mi ci sono trovata bene e ovviamente però ogni bambino è a sé, quindi vediamo Cristiano come reagirà, che farà e tutto quanto, perché boh, ogni figlio è un'avventura e come ogni parte a sé, ogni gravidanza a sé, ogni bambino è a sé e quindi si starà a vedere. Comunque sicuramente partirò da uno svezzamento classico e poi man mano mi gestisco io come meglio credo e queste cose qua, ecco, sono finita a parlare di questo, vabbè, ci aggiorniamo più tardi. Eccomi, sono tornata con Cristiano. Cristiano è in braccio a Nello, sta dormendo, ha fatto il vaccino e questo è il nuvoletto. È bellissimo, non so cosa renda nel video, ma dal vivo è proprio bello. A parte prende la metà dello spazio dell'altro, non c'è paragone. È veramente stupendo, è tutto sfoderabile. Qua dietro c'è la zip. Qua sotto, volevo fare vedere. Non si vede. Insomma, c'è la zip, non c'è il velcro. E abbiamo scelto appunto questo modello con i cuscinoni di questo grigio medio. Bellissimo. Cioè, per noi è bellissimo. E qua c'è il sotto, come vi dicevo, abbiamo fatto mettere i piedini. E prende un sacco di meno spazio rispetto all'altro. Su una camera piccola come la nostra, si nota tanto la differenza. E niente, anche qua c'ho più spazio io. Ci sta molto bene, anche con i mobili che abbiamo adesso. E poi eventualmente, poi vabbè, se si cambieranno, si cambieranno e vabbè, queste. E ora, dato che mi trovo, dovrebbe arrivare il materasso in questi giorni, però siccome non so quando arriva, voglio fare una prova con il Dreamy, che molto probabilmente questo poi lo prenderà Nello per il suo studio, e però voglio testarlo oggi insieme a voi con questa spazzola. E voglio vedere che cosa esce dal materasso, quindi facciamo questo test. Che anche voi mi avevate detto, Ale, provalo sul materasso, vedrai che roba. Sono pronta, vediamo. Un po' di polvere c'è, però pensavo peggio, è qui. Ora metto il turbo. Non è andata malissimissimo, dai. Pensavo peggio, peggio, molto peggio dal divano. Come potete vedere, la struttura del letto è diversa rispetto all'altro, perché l'altro aveva le doghe qua centrali, mentre, no, le doghe, scusate, il sostegno qua invece è presente laterale e qua centrale. Questo è il cassettone e qua ci sono i piedini neri. Noi appunto li abbiamo scelti tono su tono, così grigi, e quindi potremo pulire anche sotto al letto. Ta-da! Angolo coperte, e intanto ho iniziato a mettere il mio estivo riguardato. Questo è estivo da rivedere. Quindi ora prima mi prendo un po' il mio tempo, oggi penso di concentrarmi solo su queste mie cose e basta, perché già la giornata sarà impegnativa perché comunque oggi Cristiano appunto ha fatto il meningococco B e insomma abbastanza tostarello, quindi non voglio mettere troppa ciccia al fuoco e di cose da fare ne ho abbastanza.
Si sono fatte le 15:40 e io sono qua con il mio amore, vero? Ora la mamma ti prende. Ah, Nello sta facendo una lezione di coaching online. E aspettate, che arrivo. Eccomi, questo letto è alto alto e tra poco arriverà anche. Vieni, amore, sei bene lì? Va bene. E che arriverà anche il materasso nuovo, penso arriverà o domani o dopodomani, credo, a quanto ho capito. Il materasso che, amore, che sta per arrivare è ancora più alto, quindi praticamente avremo un letto altissimo, perché è un materasso di 25 centimetri. Quello che abbiamo attualmente è un classico 18. Speriamo che vada bene a livello di lenzuola, ecco. Oggi ho rinnovato questo completo che vi avevo fatto vedere nel video Olikea, me lo ero conservato anche se la voglia era tanta di utilizzarlo perché è molto bello ed era in edizione limitata da Ikea, penso che forse potete trovarlo ancora, non è che l'ho preso tanto tempo fa, ma ve lo avevo mostrato, lo avevo preso proprio da mettere su questo letto, è un copri piumino, quindi va insaccato, ce l'ho fatta anche abbastanza bene. E penso insomma, di utilizzarlo abbastanza, ecco, in questo inverno. Ho anche messo le trapunti a doppio perché mi sto rigirando i leggings in fondo. Ho messo le trapunti, sì, i due lati, strati, le due coperte, insomma, piumini. Oh mamma mia! I due piumini li ho messi con la clip, come avete visto, perché i nostri piumini li presi da Lidl qualche anno fa e sarebbero anche da cambiare perché non posso dire che ci siamo trovati male, però insomma, niente di particolare, ecco, però non posso dire che mi sono trovata male, assolutamente. Essendo la Lidl tedesca, loro indicavano quello leggero come coperta estiva, quella più pesante delle due come autunno e primavera, e accoppiarle insieme come invernale. Il fatto è che ce l'ha anche Ikea simile, una cosa del genere. So che sono caldissime quelle di Ikea, ma mi è venuto in mente Ikea perché so che ce l'ha, Poi magari lo fanno anche altre 2000 brand. Mi devo mettere un attimino a cercare, anzi sarebbe intelligente se in questo Black Friday beccassi qualche promozione buona per quanto riguarda anche piumini e copripiumini. Però posso tirare avanti ancora, solo che se trovo l'offerta buona li cambio adesso, visto che è già un po' che li volevamo cambiare, però se poi non la trovo facciamo con questi minimo altri 6 mesi, ma anche un anno volendo, non ci sono problemi. E niente, questo è quanto. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, mio amore. Guardate che ci è arrivato dalla Disney. Topolino. Classico. È grande quanto Cristiano. Che piedoni c'ha questo Mickey Mouse, questo topolino, eh? Io ho sbrigato un'attività noiosissima prima, una cosa noiosissima di lavoro. Scusate, mi sta venendo il Basilio Mega. In realtà in giornata adesso dovrei anche andare a editare un video per il canale di Nello e un video per il mio canale, questo. però Cristiano si è svegliato e tra una mezz'oretta, 40 minuti arriva anche Mattia da scuola e poi Nello va al suo studio a pulire un pochino, ad allenarsi, quindi non riuscirò più a fare niente sicuramente. Mi sento le labbra secchissime, aiuto veramente. C'è parecchio vento freddo. Niente, direi che io posso salutarvi perché sto parlando, 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 non voglio annoiarvi, non voglio annoiarvi con chiacchiere inutili. Salutiamo. Vieni, amore. Ah, non vi ho detto. La visita è andata bene. Ero concentrata sul vaccino perché il vaccino mi turba. Cioè, mi turba. Comunque, insomma. Le prime 24-48 ore di quando i bimbi fanno i vaccini. Insomma, sono un po' allerta, ecco. Un po' con le antenne dritte, giustamente come penso tutte le mamme, ecco. E
Niente, la visita è andata molto bene e niente, siamo pronti per iniziare lo svezzamento e ci hanno dato il via. Ma io ve l'ho raccontato? Non me lo ricordo più. No, penso di no. Comunque la dottoressa la pensa come me, mi ha detto che secondo lei partirebbe con uno svezzamento classico per i primi 2 mesi, quindi fino intorno, diciamo, all'ottavo barra nono mese. Per poi proseguire con una sorta di autosvezzamento, che poi vi dicevo quello che più o meno ho fatto con Mattia. Io sono più tranquilla così, però insomma ora lui ha 5 mesi e una settimana, perché oggi è il 24 novembre e lui ha fatto 5 mesi il 16 novembre. Quindi poi ancora non sta seduto da solo, cioè se lo metti seduto sì, ovvio, grazie, però da solo no. Magari tra una settimana ci sta, perché vedo che qua di settimana in settimana si fanno progressi a go-go. Ancora è piccolo, non, e vi ripeto, io non ho nessuna fretta, non c'è nessuna gara da fare, cioè non mi interessa. Quando inizieremo, inizieremo. Devo dire che con Mattia ero più. Cioè, tipo, non no, sì, avevo più quella cosa di ah, non vedo l'ora di voler. Adesso non tanto, ecco. Cioè, non è che non tanto, però sarà che essendoci già passate, insomma, non c'è quella cosa di prima volta. Non perché non sia un qualcosa di importante, però vabbè, ci siamo capiti, salutiamo, va? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Il letto a noi piace tantissimo e ecco, vedi, per esempio, ora è tipo mezzo seduto da solo e ora si è accappottato. Amore, proprio oggi vuoi fare gli esperimenti? Guardati qua. Guardati qua. Chi c'è qui? Cristiano. Ciao, sono Cristiano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Te dovevi fare ancora un po' di nonno, patatone. Patatone. Vi volevo fare il video dedicato sulla scelta del letto, perché per come abbiamo scelto per dormire. Devo dire la verità, ci siamo trovati bene su tutto, sotto tanti punti di vista, ma se volete un video dedicato, io ve lo faccio. Oh, salutiamo, ciao ciao.